Siamo abituati a vedere le star perfette anche quando sono struccate o beccate dai paparazzi a fare la spesa in tuta. Sono loro le uniche in grado di fare sempre e comunque invidia a noi comuni mortali. Per questo, dal loro Olimpo, ogni tanto vengono prese da malinconia per il genere umano e sentono in dovere di lanciarsi in affermazioni che poi risultano essere solo goffi tentativi di ispirare a simpatia. Il risultato è infatti l'odio incondizionato di chi le sta a sentire. Se c'è stato un periodo in cui tutte dichiaravano «mangio qualsiasi cosa ma ho un metabolismo super accelerato» e non ingrasso, oggi aver avuto un'adolescenza difficile è l'esperienza in curriculum più necessaria di un Oscar. Megan Fox, sul Miami Magazine, ha dichiarato di essere stata un'adolescente brutta e poco piacevole da guardare e oggi fa la testimonial della lingerie di Emporio Armani. Jessica Alba si è descritta invece come un'ex dentona, brufolosa e senza speranza, e oggi è uno dei corpi più belli di Hollywood. Mila Kunis, per colpa delle sue orecchie a sventola e delle sue labbra sporgenti, era addirittura vittima di bullismo e oggi ha brillato per bellezza nel Cigno Nero. E Charlize Theron, che aveva gli occhialoni e l'apparecchio, oggi passeggia nuda negli spot di Christian Dior. Se lamentarsi di un passato esteticamente disgraziato è di moda, certo non può mancare la triste storia di Lady Gaga, vittima dei bulletti del corridoio per via del suo grosso naso e dei suoi capelli ricci e neri, forse di gran lunga preferibili a certe sue pettinature odierne.